L'ultimo episodio di violenza di un detenuto nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria si è verificato solo pochi giorni fa ed ha di nuovo gettato l'attenzione sul problema della sicurezza del carcere di Canton Mombello e sulla cronica carenza di organico. Nel penitenziario bresciano servirebbero almeno 50 nuove unità. La polizia penitenziaria cerca, nonostante le carenze di organico, di contrastare il crimine in carcere. Purtroppo l'arroganza e per qualcuno la non punibilità fa sì che tutti gli sforzi che facciamo vengano meno. Quindi noi presteremo sempre con sacrificio e abnegazione la nostra opera a favore della sicurezza ai cittadini, però il ministro, la politica e l'amministrazione deve capire che non ne possiamo più e che siamo allo stremo delle forze. È necessario rimpiazzare, rinnovare gli organici secondo standard adeguati, mettere a disposizione della polizia penitenziaria bresciana, lombarda, ma anche di tutto il paese, la tecnologia, in modo da garantire sicurezza sia ai poliziotti penitenziari sia agli stessi utenti, che spesso e volentieri vengono sopraffatti dall'arroganza delinquenziale dei certi soggetti detenuti. Mi riferisco soprattutto all'aumento esponenziale dei detenuti stranieri, che nelle carceri bresciane sono per la stragrande maggioranza, a mio avviso vanno, se sono pene definitive al di sotto di un anno, vanno espulsi dal paese per far scontare la pena nei loro paesi, vanno messi fuori dalle carceri i tossicodipendenti e affidato a strutture esterne che attraverso un'opera di lavoro, di corsi, di formazione possono essere aiutati al reinserimento e rendere le carceri più sicure e più umane.